Serie B, il Trapani perde al provinciale contro il fanalino di coda Juve Stabia. Ascoltiamo i due allenatori e il giocatore della Juve Stabia, Luigi Canotto, ex del Trapani. Mister Caserta, l'arma vincente di questa vittoria? La voglia di lottare l'uno per l'altro. Questa è stata, secondo me, l'arma importante che abbiamo utilizzato oggi, perché vincere a Trapani non era facile. Abbiamo fatto una grandissima partita, non solo il secondo tempo ma anche il primo tempo. Sotto di un gol siamo stati ancora più bravi a recuperare, a ribaltare la partita, meritando di vincere. Si aspettava questo Trapani? Al Trapani, a mio avviso, ha fatto una buona partita. Siamo stati noi a non farli giocare, andare a pressare alti. Questa è stata la cosa che ho chiesto ai ragazzi e sono stati eccezionali. Ho notato che la società ha molta fiducia in lei. Io lavoro e lavorerò sodo fino a che mi sarà permesso. In questo momento il Presidente ha voluto dare un segnale, quindi lo ringrazio di questa fiducia. Io non posso altro che ripagarla lavorando sodo come sto facendo e mettendocela tutta, sia io che il mio staff. Quindi vado avanti e abbiamo una sosta per continuare a lavorare. Di prestazione soprattutto polemica, diciamo. Io sinceramente non ho fatto niente a nessuno e né ho parlato male di nessuno, perché a Trapani ci sono stato bene e ho la ragazza di qua, quindi non posso dire che ci vivo male e che sono le persone che non sono buone. Però non mi è piaciuto ed è una cosa brutta mandarmi messaggi brutti per i miei familiari che non c'entrano nulla. Se mi vuoi dire qualcosa dimmela a me, pure nel minuto di raccoglimento quel tifoso che mi dice quelle robe. Per me va bene tutto, non fa niente, però voglio solamente dire alla gente che in tutto ciò non c'entro nulla, però va bene così, accetto le critiche, accetto anche chi mi ingiuria e chi mi butta parole molto brutte. Ecco, è importante in questo momento dire qualcosa ai tifosi del Trapani. Io chiedo scusa se tutti quanti voi avete capito male e interpretato male la situazione. Poi per il resto spero che capite la situazione, tutto qui.